Ciao ragazzi, ecco come vi avevo promesso un nuovo video sul mio nuovo basso, il Marcus Miller Sire, non so come si pronunci, fretless. Oggi ve lo faccio ascoltare in passivo. In questo caso i controlli del basso diventano veramente molto più semplici perché vado ad escludere quasi tutti i controlli. Rimangono soltanto questo, il primo, che è il volume. Quindi abbassato questo non c'è nulla. Volume. Quello sotto, nello stesso tasto, un po' più grande, che è il tono. Adesso è tutto aperto, ora lo chiudo, lasciando sempre il volume su. Poi questi tre controlli, tre pomelli, di cui questo doppio sui medi, bassi, medi e acuti, chiaramente in tono passivo viene disabilitato, quindi non hanno nessuna funzione. Rimane questo pomello che mi gestisce i due pickup. Ora in posizione centrale, quindi ho i suoni aperti di tutti e due i pickup, mentre se metto il pickup al ponte giù, oppure pickup al manico, quello alto. Lo faccio sentire anche con, ora era tutto tono aperto, stessa cosa ma tono chiuso, quindi pick up al manico, tono chiuso, pick up al ponte, tono chiuso. Quindi qui ho il tono passivo, se invece lo apro avremo l'elettronica che entra in gioco, quindi diventa attivo. Chiaramente il fatto che ci sia più differenza o meno differenza tra tono passivo e attivo dipende quanto spingo con l'elettronica. Anche in tono passivo il basso ha un'uscita che è più che accettabile. Grazie a tutti per aver visto questo video. Io vi chiedo come al solito un mi piace, se potete condividere se vi è piaciuto. Grazie a tutti, alla prossima, ciao, buona musica, Carlo.